2 febbraio 1935. A Portage, nel Wisconsin, viene per la prima volta utilizzata ufficialmente nel corso di indagini una macchina della verità messa a punto da Leonard Keeler. Lo strumento, conosciuto anche come poligrafo, misurando la pressione del sangue, il battito del polso e la respirazione di un individuo, cerca di stabilire se il soggetto interrogato mente o dice la verità.